La crisi innescata dalla guerra in Ucraina colpisce duramente anche il settore della metalmeccanica. Solo in Toscana sono ben 11.000 le imprese e 100.000 gli addetti. Con poco meno del 9%, la meccanica è il settore economico della regione con la maggiore esposizione alla domanda russa. L'aumento dei costi energetici, la difficoltà nel reperire materie prime che arrivano con costi più alti del preventivo ed in tempi maggiori stanno creando non pochi problemi a tutto il comparto. L'allarme è stato lanciato dalla CNA Toscana Centro, che riunisce imprese artigiane delle province di Pistoia e Prato. Accade anche sulla nostra montagna, dove nella zona di Bardalone, nel comune di San Marcello Piteglio, esiste un distretto storicamente vocato alla lavorazione dei metalli e nella meccanica di precisione, come è l'azienda Sterna, tra le punte di eccellenza del comparto, dove si realizzano tra gli altri prototipi di macchinari per diversi settori. Dall'alimentare che dalla meccanica in generale, e anche diciamo svariano un pochino, effettivamente, anche se fatto piccoli prototipi, anche per quanto riguarda il biomedicale. La situazione in Russia come sta influenzando il vostro lavoro? Di riflesso ne risentiamo anche noi, più che altro per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e il costo dei materiali, che per alcuni articoli non dico che è triplicato, ma quasi. Come per tutte le spese in più che abbiamo, anche quella dell'energia ha dell'incidenza sull'azienda. Fortunatamente nel nostro caso non siamo un'azienda altamente energivora, quindi il valore dell'energia ha un'incidenza relativamente bassa su quello che è il nostro volume di lavoro. Stiamo però sentendo gli effetti da parte di altri nostri clienti che invece hanno dei consumi di energia importanti e quindi vedono ridotte le loro capacità di spesa. Una realtà che permette di vedere cosa sta accadendo anche in altri settori, come per esempio per il calzaturiero, che mostra segni di difficoltà non solo in Toscana. Facciamo una serie di macchine proprio in questo settore da tanti anni e proprio in questo settore c'è stato un grosso rallentamento, quindi sì, è un rallentamento che probabilmente si vedrà anche nel prossimo futuro, ma in alcuni settori è proprio reale, proprio del momento, quindi sinceramente è una situazione non molto bella in questi settori.